pomeriggio, ringrazio il Presidente, il Sindaco, ed è giusto che in questo primo momento storico del Comune di Casoli cercare di fare un minimo di operazione verità, perché poi essere accusati in maniera continua da un'opposizione a me poco costruttiva in merito a quello che è la fase di risanamento del bilancio del Comune di Casoglia, a me e penso principalmente ai miei colleghi non è che poi ci può sempre star bene questa cosa. Quindi è giusto fare operazione verità. L'operazione verità parte da molto lontano, parte da 2 anni fa, nel momento in cui questa amministrazione, secondo anche quelli che sono le diverse testate giornaliste, che la rivoluzione che non è attesa, dove sta la rivoluzione, la normalità e cose varie, noi siamo arrivati in questa città ad avere un bilancio completamente, diciamo squilibrato su quelle che erano anche le vicende legate al fondo di rifiuto, in quanto determinate somme non erano per niente appostate, e per portare oggi questa amministrazione al voto di quelli che possono essere i debiti fuori bilancio è dovuto principalmente ad un'azione forte di risanamento che questa amministrazione ha fatto. E come dire, non è che si accantona nel fondo contenzioso 7.616.000 euro semplicemente perché qualcuno si è svegliato la mattina e dice prendiamo queste risorse e mettiamole sul fondo contenzioso. Questo è avvenuto grazie alla collaborazione, al lavoro della Giunta, del Consiglio, che unanime ha cercato di dare una linea coerente e coincisa di risanare i conti e portare allo splendore questa città, soprattutto quelle che sono le azioni di investimento. Senza il risanamento dei conti la città di Casoglia non può dare le risposte che cercano i cittadini da tantissimi anni, ok? Quindi su questo noi consiglieri comunali, forse per la prima volta, ci stiamo assumendo la responsabilità di riconoscere quelli che sono debiti che si sono accertati in 20 anni e che non si sono mai riconosciuti. Quindi su questo i cittadini devono sapere che se noi siamo qui semplicemente non è perché ci siamo svegliati e abbiamo detto sì, domani mattina riconosciamo i debiti o perché siamo dei soggetti sprovveduti, semplicemente perché siamo partiti in prima battuta a tagliarci i costi della politica, questo che nessuno sa. Allora noi parliamo di soggetti che hanno fatto una riforma su quelle che sono le commissioni consigliari, qualcuno dice no, avete fatto la modifica della legge Bavaglio perché non volevate dare la voce all'opposizione, no. Questa nuova riforma noi abbiamo fatto per tagliarci in prima battuta i nostri gettoni, come l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto la Giunta, l'ha fatto il Sindaco. Quindi siamo partiti prima da quelli che potevano essere i nostri monumenti. In seconda battuta siamo partiti per risanare quelli che sono i conti, tagliando i fitti passivi, come tagliando tutta una serie di poste che il bilancio, a mio avviso, erano particolarmente, attenzionate. In seconda battuta siamo partiti per garantire i diritti ai cittadini, perché la sentenza di un magistrato e principalmente garantire allo Stato lo Stato di diritto, quello che Casoglia per anni non aveva più, perché qua parliamo di persone che hanno avuto una sentenza di un magistrato e non hanno ancora avuto il rimborso spettante alla legge. Quindi su questo, a mio avviso, io cerco soprattutto alle opposizioni di ridimensionarsi. Con questo posso dire che Elena, tu sei sempre stata una consigliera che ha cercato sempre di darci uno spunto nel fare meglio, e su questo ti do i meriti, ok? Però non accetto, soprattutto da parte di qualche mio collega, di passare per quello che è soggetto sprovveduto, di quello che è incompetente, di quello che agisce in malafede o eventualmente di quel soggetto che la mattina si sveglia e si assume le responsabilità per parlare a nome di tutti i consiglieri comunali, domani mattina di poter passare qualche cosa. Ok? Se noi questo lo facciamo è perché il popolo ci ha votato, e proprio perché ci ha votato il popolo, noi arriviamo fino alla fine con il risanamento dei conti. Questo per me è la normalità, questa è la normalità che il Sindaco Fucci, insieme a questa squadra, soprattutto di anni 35, di persone che ci affiancano in questo, ci vogliamo arrivare fino alla fine per conseguire gli obiettivi. Grazie a tutti. Grazie consigliere Tarra.